benvenuto all'undicesima edizione del premio Campanella di Casaleone. Io e Manuel vi accompagneremo questa sera in una serata ricca di emozioni e di sorprese, con l'augurio fin da ora che possiate trascorrere delle piacevoli ore in nostra compagnia. Il premio Campanella viene quindi conferito a chi è stato in grado di valorizzare la ricchezza del nostro territorio e la creatività dei suoi abitanti, lavorando ogni giorno a tale scopo, senza essere sempre sotto le luci della ribalta, a chi nel silenzio della sua opera abituale ha contribuito a tramandare ideali, tradizioni e valori tipici dell'identità culturale del territorio della pianura veronese. Ho l'onore di annunciare che il premio Campanella per la cultura, questa edizione, è stato conferito alla signora Adriana Cagliari, responsabile ed ideatrice del museo Casa Contadina di Conca Marina. La motivazione di questo riconoscimento sta nelle capacità della signora Cagliari di aver riconosciuto l'identità del nostro territorio nelle sue origini rurali. Infatti, oltre ad aver creato questa casa contadina, di cui parleremo tra poco, per il terzo anno consecutivo ha organizzato un concorso letterario di poesia dialettale, in associazione con la Proloco di Conca Marina. Cosa si prova, Adriana, ad essere insigniti di questo premio? Essere gratificati per un qualcosa che si è realizzato certamente fa sempre piacere, però prima di rispondere direttamente alla domanda desidero ringraziare l'associazione Proloco Campanella, la commissione giudicatrice e quant'altri vi abbiano preso parte. Desidero ringraziarvi per questo premio e non solo per il premio, ma ringraziare anche perché la mia realizzazione è stata accostata ai lavori, ai risultati di persone prestigiose che saliranno dopo di me su questo palco per essere premiate. In questo modo la Casa Contadina viene ulteriormente valorizzata. E adesso veniamo alla domanda. Prego. Alla risposta. Allora, vedersi riconosciuto un merito, ricevere un premio per un qualcosa che si è realizzato con attenzione, con determinazione, è meraviglioso, mi rende orgogliosa in questo premio, e non solo, e mi sprona a proseguire perché mi fa dimenticare i momenti difficili che ho dovuto superare, le difficoltà, le fatiche, le incertezze, le limitazioni, e quindi vado avanti e continuo nella mia scelta. Grazie di essere qui con noi. Attenzione, facciamo una foto di rito allora, visto che ci siamo. Ottimo, grazie. Ad oggi continua ad essere un'importante realtà sociale nel nostro territorio,
È da 30 anni quindi che coordini questa realtà che è diventata nel frattempo anche residenza sanitaria assistita, come abbiamo visto. Vivi giorno e notte a contatto con situazioni delicate e difficili, che molti non avrebbero la forza ed il coraggio di affrontare. In un'intervista però, che hai lasciato qualche tempo fa, tu parlavi di disegno della provvidenza. Allora, ti chiedo, come sei riuscita a capire qual era il disegno della tua provvidenza e come sei riuscita a metterlo in atto? Per essere sincera, devo dire che ho cominciato fin dall'adolescenza a occuparmi della Chiesa cattolica, poi ho messo un laboratorio di magheria e sempre sotto l'intenzione che la provvidenza mi esiste sempre. Ho avuto tante difficoltà, ma con serenità e gioia, perché il dono della fede che si mi ha dato per me è stato grande. E sono stata un turno in colonia con dei ragazzi di clinica e mi ricordo che osservavo e dicevo perché non possiamo fare un gruppo di queste persone che ci sono anche là. E nel frattempo è tutto un salto formidabile, che penso che lo conoscete, era allora parroco. E lui mi ha chiamato in quarto e mi ha detto, se facciamo noi, se lei vuole cominciare, io ne vedo disposizione, mi sentivo disterno di fare qualcos'altro. E infatti ho avuto molta comprensione per la parte di lui. E come ho manifestato l'idea, sono venuto incontro, mi hanno aiutato e incoraggiato. Dopo 3 mesi è solo proprio subito questa struttura che abbiamo adibita dal portale di Magliero. E ho cominciato con uno per settimana, una settimana ne avevo 5 e poi via via, adesso ne abbiamo 35 residenti, ne abbiamo, ma sono sempre, come dice, in attesa per qualcuno, io sempre con la domenica, con lunedì, e quando avviene poi li accendiamo con queste creature di Dio e siamo, e viviamo per questo, per dare un aiuto, un sollievo a queste persone, che un sollievo per loro e anche per le loro famiglie. E andiamo avanti con il figlio di Dio. Grazie, Paolo. Grazie. Grazie. Sociale Paolina Soato per aver da oltre 30 anni rinunciato alle sicurezze umane, vivendo giorno e notte a contatto con situazioni difficili, lasciandosi guidare ciecamente da quello che lei chiama il grande disegno della provvidenza. Ancora un grazie. Uno show danzante di stelle azzurre di Cialetto. Nel mondo. All'interno dei loro prodotti, di gran pregio e di ottima manifattura, si riscoprono però le origini umili, le fatiche e le speranze di chi ha creduto in un progetto così grande. Qualità che si mantengono ancora oggi
che l'azienda in mano ai tre figli di Renzo, Diego, Luca e Dario. Stasera a ritirare il premio c'è il Global Retail Director dell'azienda, che invito a salire sul palco. Un bel applauso per la signora Luca. Grazie mille di essere qui stasera con noi, anzitutto. Le faccio qualche domanda, una cosa veloce e indolore. Periodo economico di crisi, senza dubbio, quello che stiamo affrontando. Nonostante questo, il calzaturificio Rossetti si è riuscito a rinnovare. Ha diffuso ancora lo stile e l'eleganza del passato e che contiene tuttora. Al momento le boutique Fratelli Rossetti sono 40 nel mondo, 19 in Italia. Le chiedo, che tipo di azienda è quella dei Fratelli Rossetti? Allora, è un'azienda con una forte presenza degli imprenditori proprio sul prodotto, quindi non sono imprenditori finanziari, ma sono molto operativi e molto concentrati sull'operatività stessa. Hanno una profonda cultura sulle tecniche produttive e un'attenzione, per dire quasi maniacale, alla qualità del prodotto. Quindi in anni in cui altre aziende, i nostri competitor, si sono trasferiti, hanno delocalizzato, loro hanno mantenuto questo made in Italy, devo dire anche a costo di grossi sacrifici, perché c'è comunque un rispetto per la tradizione, la qualità. E in questo anche nel prodotto loro hanno portato avanti il più grosso spirito di innovazione. A tal proposito, volevo proprio chiederle qual è il rapporto tra tradizione e innovazione nei nuovi prodotti, nelle ultime linee uscite? Allora, tradizione, per esempio, avevate visto, sono quelle lavorazioni con i fiocchetti, le nappine, dei prodotti iconici che sono di mocassini da donna, però aggiornate ai tempi oggi, quindi un prodotto più moderno, più corretto, però mantenendo la qualità. Se voi avete visto prima, c'erano dei pellami con idrorepellenti, quindi aggiornare rispetto al bisogno del consumatore con un prodotto corretto. Benissimo, grazie mille. Grazie. Allora a questo punto arriviamo al momento ufficiale della premiazione. Chiamerei sul palco il segretario della Camera di Commercio, Cesare Veneri. Prego, foto di video. Benissimo. Signor Veneri, ha il piacere di dire qualcosa? Servito? Non sono io il festeggiato, solo così manifestare il piacere di poter premiare un'azienda così importante che trae le sue origini da questo territorio, dalla provincia di Verona, che ricorda una provincia molto operosa perché con 90.000 imprese, con 800.000 abitanti, vuol dire un'impresa ogni 10 abitanti, quindi diciamo l'operosità, e vediamo l'operosità ha avuto fortuna anche in un settore importante come quello della moda, del fashion, quindi complimenti di nuovo. Bello, l'applauso. Ok, prima c'è una sorpresa però, una piccola chicca. Sì. Allora, dopo una ricerca che non è stata semplice, siamo riusciti a trovare nell'archivio dell'anagrafe del comune e l'abbiamo stampato su carta e pergamena, lo diamo a lei questa sera, l'atto di matrimonio di Rossetti Ferruccio e Martinotti Giulia Luigina, praticamente i bisogni di Renzo, che tra l'altro qua già sull'atto c'è già scritto che facevano il calzolaio, dunque ecco, per capire, è certificato assolutamente. E di conseguenza anche il foglio di famiglia dove chiaramente nel 1925 Rossetti Renzo nato a Casaleone. Questo è un dono che gli diamo come comune di Casaleone.
avviando alla fase conclusiva della serata con un quarto e uno premiato. Lui è un uomo, un atleta, amato da tutti, soprattutto dai giovani, perché vedono in lui la luce della speranza. Un uomo che ha saputo fare delle difficoltà e dell'avversità un'opportunità di crescita, di rinnovamento e di nuova vita. Allora, ritira il premio Carpanea per lo sport. I signori Chiesa Otello e Frescura Daniela che chiamano sul palco del team Alex Zanardi. Si è deciso di assegnare il premio Carpanea per lo sport ad Alex Zanardi, pilota automobilistico nonché ciclista, per aver saputo con la sua tenacia e la sua voglia di non arrendersi mai essere di esempio e punto di riferimento per tutti i giovani e per tutti coloro che nei momenti difficili hanno visto in Alex una vittoria positiva sull'avversità. Penso che vivere giorno dopo giorno a contatto con Alex sia una bella occasione per fare un carico inesauribile di energia e di positività. Alex è stato duramente colpito dalla vita che gli ha tolto tanto, ma gli sta dando anche tanto. Alex ha ricevuto tanti lodi nella sua vita, ma dici un po', tu che sei vicino, a stretto contatto con lui, come ha preso la notizia di questo premio? Ma Ale è un uomo un po' non particolare, solare, non ha mai avuto paura di niente, la sua passione è sempre stata lo sport, per i motori, e quando si è trovato in quelle difficoltà, ha detto cosa posso fare adesso, e ha fatto la stessa cosa che aveva prima. E ha insegnato a tanti che non bisogna abbattersi, che bisogna non voltarsi indietro, ma guardare sempre avanti. Ma secondo te, Alfredo, senza lo sport ce l'avrebbe fatta Alex? Non credo, è un uomo di sport e di valori suoi, per lo sport e anche per la persona. Un grande applauso. Grazie Claudia che mi ha dato ancora una volta la possibilità di partecipare in questo meraviglioso paese, perché dall'inizio, da quando ti ho conosciuto, ho visto mano a mano migliorare sempre le tue attività e anche ho avuto modo di partecipare a tante altre manifestazioni. Ringrazio il meraviglioso pubblico, gli ospiti, presenti, nonché i premiati, al quale direi va ancora un caloroso applauso per il loro merito. Stasera abbiamo, diciamo, l'apice qui a Casaleone, però direi che nel loro ambito hanno saputo dimostrare la tenacia, la pazienza, il coraggio anche di vivere le loro realtà nel sociale, nell'economia, nello sport e nelle attività di cultura come italiana. Grazie ancora a tutti voi, vi auguro un buon lavoro futuro, sempre a sostegno del territorio per migliorare quello che noi abbiamo trovato. Grazie a tutti.